Welcome back. Here we are again. It's 8 p.m. in Rocca di Papa, Italy, and we're here to follow all the news and relays which are going on and wrapping on throughout the world. I nostri amici dall'Asia stanno già dormendo, mentre in alcune piazze europee gli atleti stanno concludendo le manifestazioni con concerti e coinvolgimento della cittadinanza. Enquanto isso, os adolescentes das Américas estão se preparando para a largada. Qui, dal nord al sud, attraverso 6 fusi orari, stanno per partire 97 staffette. E adesso ripercorreremo insieme alcune delle tappe principali delle staffette fatte fino ad ora. El testimonio ha partido de Wellington, Nueva Zelanda, pasando a continuación por Australia, Filipinas, China, India, Pakistán. 4 sono le staffette nelle zone medio orientali, Egitto, Giordania, Grecia e Terra Santa. Questa correrà domani, domenica 13 maggio, per permettere anche ai ragazzi ebrei di partecipare. All'Europa è il primo posto per numero di manifestazioni, con più di 80 staffette. Qui Run for Unity si è svolta in contemporanea con Insieme per l'Europa, manifestazioni di vari movimenti cristiani e associazioni che vogliono promuovere la pace e fraternità nel continente europeo. E se non avete visto la diretta da Bruxelles delle ore 17, potete scaricarla dal nostro sito, ve lo ricordiamo, www.runforunity.net. Meanwhile, here in Europe, we are witnessing some very exciting news. There is a Run for Unity that went on today in Northern Ireland, the place where in the past they have seen terrible moments of division and suffering. The actual event is happening at the gardens outside of the political offices, where the historical Alliance for Peace was signed. The youth are running together, which shows significant strides towards unity. E se ali construíram uma ponte entre eles, também no Brasil estão correndo sobre uma ponte de verdade. Em Manaus, a ponte que eles correm é a ponte do Rio Negro, que liga muitas pequenas cidades com a capital do estado. E seguimos en América del Sur. También en Paraguay, Asunción se realizó la corrida. E passiamo in Messico, ad Acacingo, dove i ragazzi per l'unità hanno pensato di fare comunque una marcia per la pace nonostante i molti episodi di violenza che si sono verificati. Grazie per queste bellissime notizie. E non è tutto. Abbiamo anche provato a capire quali delle staffette hanno raggiunto dei record. Vero Davide? Sì, Riccardo. Quello della staffetta più al sud lo detiene Teleu, in Argentina, nel cuore della Patagonia. I ragazzi per l'unità hanno preso di mira le panchine della piazza centrale della città e le hanno ridipinte scrivendo su ognuna un messaggio positivo, lasciando un segno indelebile nella città. También en la Ciudad de México, el récord a la corrida más alta. Imagínense, 2.300 kilómetros sobre el nivel del mar. Y porque es una de las más originales, concluirá con una fiesta para las madres ya que mañana es su día.